Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti allo Scopriamo delle creazioni. Queste sono le creazioni che abbiamo fatto l'ultima volta, sono passati un po' di giorni, ma sono stata un attimino impegnata per cui non ho potuto scoprirle prima. Allora, qui c'erano queste due che abbiamo spennellato i glitter olografici, questi qui color lilla, questi sono color lilla, non sono argento, eh? L'argento è questo. Vedete la differenza? Sì, però io pensavo fossero, siccome sono venduti come ombretti, invece è soltanto polvere libera, per cui sono andate anche molto in superficie. Se fossero state degli ombretti, invece, vedete, sono andati molto in superficie. Io ho paura. Qua c'è una chiazza immensa. Va bene, proviamo un po' a vedere come sono. Adesso io mi inglitterò tutta, ma non fa niente. Allora, poi ho fatto anche questi due. E ho l'equivalente per vedere anche quel quesito che si era posta Ines. Vediamo subito. Allora, da dove iniziamo? Io vorrei iniziare da questi due che si sono attaccati tutti perché li ho fatti troppo pieni. Però si staccano perché sono ben catalizzati. Dopo un bel po' di giorni che stavano lì. Allora, questo è il rovescio che è venuto a chiazze come piace a noi, ma il dritto lo sappiamo, non è mai come piace a noi. E invece no, l'oro non si vede una cippa lì, cioè, si vede giusto un'ombra qui, qualcosa di giallognolo, ma ok, questi li dobbiamo pulire. C'è qualche micro glitter dentro o è sopra come ci sono andata io con le mani zozze? No, sono dentro. Qualche glitter ci è andato. Poi andiamo di serpentini. Uno, qua già c'è più oro, perché con quella tecnica del bicchiere. Io questo lo devo riforare tutto, babini. Questo è venuto tutto oro. Tutto oro. Con qualche punta di viola e bianco, ma babini. Ok, poi vediamo i funghetti. Quello più mescolato bene sono questi due, perlomeno dal retro. Eh? Poi vediamo i funghetti dove c'è sopra, non so cosa gli è preso, ma è venuto a galla l'oro. Ah, questo tutto oro è venuto, questo è venuto benissimo. Questo è venuto bene. Sì. Che poi io qui adesso i particolari non so come colorarli. Avrei dovuto colorarli prima, secondo me. I funghetti avrei dovuto colorarli prima perché i particolari lucidi sono quelli in rilievo. Cosa che non avevo visto. Invece qui i particolari opachi. Cioè, quello lucido è sempre in rilievo, però i particolari sono quelli opachi, mentre qua sembra, eccolo, è stato fatto al contrario, cioè la base opaca e diciamo, no, vabbè, sul cappuccio forse, perché qui invece sono in rilievo, cioè non so se, allora, qui il cappuccio del fungo
è opaco con i dettagli anche sotto, con i dettagli in rilievo, mentre qui so è tutto in rilievo con i dettagli invece opachi, cioè un po' al contrario, ma va bene. Questo funghetto ci piace. Poi, dai. Andiamo con quelli olografici? No, finiamo prima quelli non olografici. Nel frattempo, le planchette Ouija si stanno staccando da sole. Allora, vediamo queste due, le lascio attaccate. Questa mi piace dietro, mi piace tantissimo. Questa no, questa mi sa che è venuta tutta oro. E infatti, con i gattini, e infatti. Questa è venuta tutta oro come il funghetto, ma questi due invece si sono mescolati benissimo. Adesso devo andare a fare i particolari. Ed ho paura che facendo i particolari, beh, si copra tutto il bel disegno. Poi veniamo ai gattini. Idem come prima, qui mi sa che è venuto tutto oro, questo invece è venuto bene perché da dietro è venuta bene. E infatti, qui è venuta un pochino troppo bianca, però anche qui questo, però. Ok, questa la mettiamo qui, questa la mettiamo qua. Queste sono venute tutte oro. Queste sono venute tutte oro, queste sono venute invece molto bene. E voi vedete molto scure, perché l'oro non cattura la luce, ma sono così. Ok, veniamo a quelli con i glitter, che io ci ho buttato la resina che ci avanzava. Siccome voi vi stavate già scollando da sole, questa è venuta tutta oro, ma vediamo come sono venute sul dritto. Olograficità ne abbiamo. È bellissima. È bellissima. Cioè, sono bellissime, sono due. Anche perché praticamente il glitter si è attaccato alla parte lucida, ma non si è attaccata alla parte opaca. Per cui la parte opaca, come potete ben vedere, non serve i particolari, cioè farci i particolari. Secondo me qui è una lucidata e basta, perché i particolari già si vedono di suo. Voi li vedete più scuri i particolari, ma sono più chiari, eh? Sono più chiari, però l'olograficità c'è. Wow. Pizzica il naso. Allora, vediamo a questi due che sono gli ultimi due. Allora. Sì. Sì, qui si vedono poco i particolari, però si vedono. Però, cioè, questi glitter sono fantastici. Non gli posso dire niente. E ce l'ho di un bel po' di colori. Che vedremo, piano piano vedremo. Questi, infine, gli ultimi. Qua cade tutto perché l'ho messo su un piano chiaro. Ok, questi sono gli altri due che sono i cristalli con i fiori. Allora, questa è venuta più oro sotto. Questa è venuta più bianca sotto. E io direi che sono fantastiche tutte. Preferisco questa bianca. Si è attivato il criceto. Si è attivato il criceto. No, vabbè, il criceto praticamente mi ha detto di farlo tutto a base bianca sotto per vedere se staccano di più i particolari. La prossima volta ne farò una base bianca e una base nera. Così vediamo anche la differenza. Sì.
approvata la tecnica, devo solo migliorare. Praticamente questa è la tecnica del bicchiere, mi sembra che si chiami così. E niente, adesso io lo stampo, lo lascio un attimino. Lo stampo, lo levo. Non lo lascio un attimino qui. Allora, queste due le mettiamo qua perché io adesso queste le devo andare a rifinire non so come. Via anche voi. Io adesso prendo la bilancina che voi si illumina, per cui si vede. Allora, io ho anche questi altri due gattini che ho lucidato e non si vede più il marmo sotto, per cui questi non sono i soggetti con cui bisogna poi metterci il colore sopra. Non conviene farci i soggettini con il marmo, però qui il marmo si vede, anche dentro i particolari si vede. Qui invece non si vede niente perché qui c'era la polverina, ma è solamente grigio. Tra l'altro io qui ho dimenticato di fare anche un pallino. Va bene, anche due. Anche di qua. Sì, quelli a fianco alle foglioline, l'ho dimenticate, questi qui praticamente. Allora, andiamo a vedere. Queste, allora, adesso le ho lucidate, ma gli ho dato una passata sola. Per cui, perché praticamente adesso ve lo dico, ve lo prendo, perché ce l'ho qui dietro. Praticamente ho preso questo spray vernice trasparente della Parkside, l'ho preso da Lidl, lucido, trasparente, occhio al tappo, lucido, 2 in 1, vernice più mano di fondo, per ambienti, resistente agli agenti atmosferici, per cui potrebbe essere fantastico. Adesso, ok, qua raccolta, raccolta. Ci sono delle cose qui che ho letto molto interessanti. Allora, 2 in 1. Protezione e laccatura. Per legno, metallo, plastica, ma resina va bene. Proprietà. Vernice in resina alchidica ad asciugatura rapida, resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici. Dona alle superfici trattate un nuovo aspetto. Ritarda la formazione di nuove impurità, facilita la pulizia successiva. Adatta anche come rivestimento per diverse vernici. Adesso, vernice in resina alcalidica. Non è smalto acrilico. Questa è vernice proprio, l'ho pagata a 4. 5 euro. Infatti ne ho prese due di confezioni prima che finissero, perché c'era anche nero, oro, argento. Ho detto no, voglio quella lucida e la provo. Ne ho prese due e va bene. Poi dopo qui ci sono tutte le istruzioni, ma io l'ho trovata al momento ottima. Al momento ottima, però vi ripeto, ho dato solamente una passata a questi due e ad altri. Aspettate che ve li prendo, perché l'ho data anche a queste qui, l'ha lucidata rispetto a come erano prima, soltanto che c'ho ancora qualche micro bollicina, non so se la vedete, eccole, c'ho ancora qualche micro bollicina, per cui vorrei dargli un'altra passatina. A parte che ho esagerato, perché come gli ho dato una passata, ho visto che c'erano le micro bollicine e ho esagerato, però ho altre medaglie perché ne ho fatte solamente due, una chiara e una scura. Eccola, infatti vedete qui è pieno di micro bollicine, ma devo vedere con un'altra,
Devo fare passate leggere. Devo farle prima una passata veloce, poi la faccio asciugare, poi un'altra passata veloce finché non viene bene. Però io direi che come lucidatura ci sta. C'ho anche un altro, eh. C'ho anche questo qui. Anche qui ha fatto un bel po' di micro bollicine. Aspetta, vediamo un po' se riesco a farvele vedere. Sì, eccole. Ma perché, ripeto, io avevo esagerato nello spruzzare e praticamente aveva fatto tipo una schiumetta sopra, no? Quando la vernice è eccessiva. E come praticamente sono scoppiate le bollicine della schiumetta, nel frattempo si asciugava, per cui devo un attimino testarlo bene e poi dopo vi faccio il tutorial. Io che non faccio tutorial, vi faccio il tutorial. Li rimetto sopra i suoi supporti, così poi dopo dopo li andrò a rispruzzare. Non penso che prenderò direttamente gli altri. Allora, qua nel frattempo si è spenta la bilancia. Andiamo a vedere quanto pesano questi. Allora, qui gli eccessi non è che facciano grande differenza, però allora questo pesa 5, dove sta la virgola? 5 grammi. Sì. 5 grammi e 21. Mentre questo, che era, dove in teoria dovrebbe essere quello più pesante, 7 grammi e 58. Pesa praticamente poco più di 2 grammi. Fammi un po' vedere. 5, 11. Sì, una metà in più. Se questa pesa 5 grammi, 2,50 in più, 7,50. Calcolo più o meno che ho fatto io. Però tu, Ines, volevi sapere se pendevano, cioè se pesavano per quanto riguarda gli orecchini. Qui, questi adesso ci vanno le medaglie, non sono pesanti, cioè, non superiamo i 10 grammi. Ok, allora vediamo quanto pesano questi che sono sempre in resina. 3 grammi, questo pesa addirittura meno di questo, cioè 3 grammi, nemmeno 3 grammi e mezzo. Gli orecchini invece montati, perché questo è già montato. Ok. Questo è leggerissimo, proprio 1,5 grammi. Questi si pesano un pochino di più perché hanno sia questo che questo, ma qui manca solamente il perno e l'anellino. Pesa il doppio di questo, ma questo è piccolino. Io adesso non ho altri orecchini, perché io non causa lavoro non li porto. Non perché al lavoro non mi facciano mettere gli orecchini, ma per una questione di sicurezza è meglio non portarli. Ok. Per cui questi io vi ho io parlo con te, ma parlo anche con tutti gli altri. Io te li ho pesati, ok? Tu fa una cosa, prova a vedere degli orecchini che hai tu, pesali con una bilancina di precisione, pesali e vedi più o meno qual è la grammatura, ok? Così dopo decidi. Io, secondo me, nemmeno questi sono troppo pesanti da tenere sull'orecchio. Ne ho portati di peggio. Ne ho portati, se andiamo a prendere quelli di metallo, pesano anche un botto di più, per cui anche questi non sono pesanti. Questi ancora non ci ho fatto il doming. Sì, è vero, gli manca qualcosa, ma
in linea di massima. Siamo lì. Comunque gli orecchini quelli piccolini, un paio di grammi, per cui le orecchie stanno a posto. A postissimo. Bene, tu spegniti. Bene, bene, bene. Spero di aver fatto, tolto qualche dubbio o qualche perplessità. Dubbi, o perlomeno anch'io mi devo togliere dei dubbi. Molto probabilmente metterò il peso degli orecchini sulla confezione quando li venderò, perché non tutti riescono a portare gli orecchini pesanti, o c'è chi preferisce quelli piccolini, ma non tutti hanno problemi con gli orecchini. Allora, io adesso devo andare a decidere a come rifinire questi. Per cui io mi vado a mettere al lavoro. Un giorno li vedremo. Quando riuscirò a finirli, perché li devo colorare, far asciugare, poi li devo lucidare, far asciugare, poi eventualmente su alcuni ci devo fare il doming dietro, far asciugare per bene e poi montarli e confezionarli, per cui voglio morire. Ah, che bello, che bello, che bello. Allora, il video è finito. Io adesso mi devo andare a divertire un attimino con questi. Vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Ci vediamo con la prossima volta, la settimana prossima. Sì. No, aspetta, lunedì e martedì non so se far uscire uno o due unboxing, devo vedere. E poi ci sarà, non so che ci sarà. Cosa c'è? Altre creazioni? Sicuramente altre creazioni. Bene ragazzi e ragazzi, mi raccomando, pollice in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, condividete, commentate e create. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!